Benvenuti nella mia cucina. Siamo arrivati finalmente alla fine di ottobre. Con questa puntata, diciamo, finiscono anche le ricette dedicate alla zucca, che è stata la regina di questo mese. Abbiamo fatto sia dolce sia salato. Quest'oggi ho scelto di fare un qualcosa di dolce, però utilizzata la zucca in maniera alternativa, con un qualcosa di particolare, come penso ormai vi siete abituati, cioè non voglio dare i classici, perché i classici sicuramente li sapete già fare. Non so se c'è qualcuno in diretta. Ecco, sì, comparsa la prima persona. Ciao Maria Grazia, siete la prima che, insomma, mi compare la notifica di essere in diretta. Allora, ovviamente mi sono avvantaggiata, come sempre, mi sono avvantaggiata perché altrimenti non riusciamo a fare il tutto. Utilizzerò il mio magico kit forno con lo Smart Dynamic perché mi è utile il mio Smart Dynamic. In questo caso vado a risparmiare ulteriormente sul gas. Vediamo un po' cosa ci serve. Allora, come vedete, ho già tutto, diciamo, quasi preparato. Abbiamo dell'impasto, ovviamente l'impasto l'ho dovuto fare prima perché doveva lievitare. Ciao Palma, ben arrivata. Maria Grazia, oggi riesco a vederti, che bello, finalmente. Sì, sono proprio contenta che ci siamo in diretta, così possiamo scambiarci due chiacchiere. Buon pomeriggio a tutti da parte di Giovanna Cusano. Ciao carissima, un bacione. Allora, abbiamo dell'impasto. È una specie di pan brioche che però include la purea di zucca, la zucca cucinata separatamente, poi vi spiegherò come. Nel frattempo inizio a fare la preparazione. Dunque, lo so che è lontano, però riuscite a vedere un pochino. Poi magari saluto tutti voi che vi siete collegati. Io ho già utilizzato questa mia mio supporto, diciamo, anzi, facciamo con un pochino di farina. Per l'impasto ho utilizzato una parte di farina di grano saraceno per dare un po' più di parte integrale e una parte farina zero per prevalere ovviamente cioè la salute, diciamo, no? Anche dagli ingredienti che utilizzo. Questo impasto che deve lievitare due volte perché per la prima volta dovete impastare tutti gli ingredienti finché l'impasto non si stacca dalle mani. Una volta che avete tutto impastato, lo coprite e lo lasciate finché raddoppia di volume, come diciamo si utilizza a fare il pan brioche. Poi, una volta che ha lievitato, dovete stendere. In questo caso io ho steso due volte. Una volta è già stata stesa, diciamo, cioè l'altra metà dell'impasto è già stato steso, perché vi devo far vedere anche la parte successiva. Dunque, ho fatto tutto a step in tal modo da farvi vedere anche la parte finale. Mi sono organizzata e da stamattina che sto in cucina facendo anche mille altre cose nel frattempo, però comunque mi sono dedicata, diciamo, un po' più a lungo a questo impasto. Allora, ho steso la sfoglia. Stendetela quanto volete, non esiste una misura, diciamo, proprio perfetta. Ecco. La potete fare più alto, più basso, come volete. Metto 2 cucchiai di zucchero di canna per una sfoglia. Poi aggiungo della cannella, che cannella si dovrebbero aggiungere 2 cucchiaini, cioè deve essere tanta. Sono delle Cinnamon Rolls, un dolcetto americano che però si utilizza tanto anche da noi. Serve, diciamo, tanta di cannella in questo zucchero. Deve essere anche lo zucchero, deve essere integrale per dare la colorazione. Abbiamo bisogno anche del colore. Allora, una volta stesa la sfoglia, io vado a spalmare, distribuire il mio zucchero cannellato, possiamo chiamarlo anche così. Ok, lo
lo vado a stendere, possibilmente uniformemente. Posso anche pigiare con il dorso del cucchiaio perché in questa maniera mi si appiccica lo zucchero con la cannella della sfoglia del mio impasto, se pigio con il dorso del cucchiaio. Escono meglio. Poi vado ad arrotolare il tutto per lunghezza, vedete che è un rettangolo lungo, lo vado ad arrotolare semplicemente. Arrotolato allo stretto, perché in questa maniera quando poi andate a fare le vostre girelle hanno un bel aspetto se sono arrotolate strette. Si è arrotolato l'impasto bello stretto. Okay. Una volta che avete finito, siete arrivati dall'altra parte. Lo andate di nuovo a lavorare leggermente per compattarsi lo zucchero. Dopodiché, con qualcosa tagliate a pezzi. Taglierò da qui perché così, ecco, mi vado a fare. Ora, io li taglio, però ho già preparata la prossima parte. Dunque, tagliate circa 3-4 centimetri di larghezza il vostro rotolo, che anzi vengo più vicino così mi vedete meglio, vedete circa 3-4 centimetri di larghezza. Questa sarà poi la rotella. Cosa faccio? Secondo me, ecco, ho pensato a questa cosa. Da una parte dove c'è il taglio, andate a pizzicare per chiudere il fondo, quello sarà il fondo. Poi, una volta che avete pizzicato, non importa che si è schiacciato, diciamo, il vostro rotolino, andate a dargli poi di nuovo la forma tondina e questa sarà, diciamo, la futura girella, ok? Che poi anche questa deve lievitare prima di essere cotta. Massaggiando, cioè pizzicando così da sotto, diciamo, no? La parte sotto, non si disperde lo zucchero. Non solo la cannella, ma lo zucchero, perché lo zucchero va poi a bruciare il fondo della mia girella e non è piacevole. Ecco, se lo pizzicate da un lato prima è meglio, perché in questa maniera chiudete la fuoriuscita, diciamo, dello zucchero che durante la cottura ovviamente va a sciogliersi. Ora, io mi sono preparata, mettete in una teglia. Io l'ho già messa in una teglia, li dovete lasciar lievitare di nuovo. E serve lasciarli lievitare di nuovo perché così vediamo, insomma, li vediamo belle gonfie. Adesso, prima di andare, questi sono lievitati anche troppo. L'ho messa qua. Vedete che si sono aperte completamente perché lievitando si allargano ovviamente. Metto poi la mia teglia sul mio. La terza mano non ce l'ho. Il mio omino magico che funge da griglia, quella tradizionale che abbiamo nel forno tradizionale, perché nel momento che io poggio la mia teglia sul mio omino, diciamo, la tiene distanziata, sollevata dal fondo, esattamente come fa la griglia nel forno tradizionale. Vado ad appoggiare, adesso non è niente più perché ho scelto che l'altra è già, ecco, ok, trovato il verso. Vado a chiudere con il mio Smart Dynamic. Vado a usare il fornello grande. Siccome ho un grande diametro, ho bisogno di darli a fiamma alta 5 minuti. Mi serve da riscaldare la camera d'aria. Siccome l'impasto che io vado ad utilizzare oggi è un impasto lievitato a base di lievito di birra, potete farlo anche con il lievito madre, insomma, potete fare con la vostra ricetta, con il vostro lievito che desiderate, che pensate che sia meglio. Dunque ho bisogno di riscaldare la camera d'aria soltanto 5 minuti. Ora, permettete che mi lavo un attimo le mani. Così non sporco il display, scorrendo tra i vostri messaggi. E
E vi spiego poi anche il resto di tutto quello che ho messo e il perché. Intanto i 5 minuti che ci devono passare. Allora, da capo. Allora, ciao Lucy Caldarella. Ciao Luisa de Roma. Ah, ecco, c'è Luisa che saluta l'altra. Ah, no, ciao da Luisa. No, no, ho capito bene. Ciao Filomena, ben arrivata nella mia cucina. Grazie Giovanna per i complimenti. Ciao Laura Cura. Quindi oggi mangi col glutine. Questa volta mangio con glutine. Potevo anche fare una variante senza glutine. Noi non abbiamo questa necessità in famiglia di dover escludere il glutine, nessuno è intollerante. Ma nonostante questo, tante volte vado a escludere il glutine, diciamo, dai preparati che utilizzo perché in questa maniera rendo la mia digestione migliore e infiammo meno il mio intestino. Caterina Renzetti, un bacione. Ciao carissima, ben arrivata nella mia cucina. Poi Maria Pia Lanzilotta, buon pomeriggio. Laura Cura dice per le cinnamon rolls manca il burro. Io faccio burro, zucchero di canna e cannella. Sì, le classiche sono così, però io ho voluto essere tanto il burro c'è già nell'impasto, nell'impasto del pan brioche, dunque non volevo arricchire con troppo burro. Va bene anche così, l'ho già fatta una teglia e sono buone. È vero che le classiche sono più burrose, no? Perché gli americani, non per niente, sono il popolo, diciamo, più pesante, vero? Ok, Francesca Montuoro, ciao carissima. Lidia Cagnolo dice che vedrà dopo la registrazione. Sono in aereo, pronti per partire. Buon viaggio, buon volo allora. Rina Sensi, un mega abbraccio a te, lo sai come ti abbraccio. Grazie per essere presente con me. Grazie Caterina per i complimenti. Marcella Marcellino Zambarda, non lo so se hai mai scritto fino oggi, ma almeno non mi ricordo in questo momento. Comunque, ben arrivata nella mia cucina. Ciao Graziella, ben arrivata anche a te. Dunque, ce ne siete. Mancano 2 minuti di fiamma alta che mi serve da riscaldare la camera d'aria. Di solito nel forno tradizionale, prima di mettere un impasto, ovviamente, dovete riscaldare 10-15 minuti a 180 gradi il forno tradizionale, periodo in quale veramente si consuma un sacco di energia elettrica perché deve riscaldare velocemente ad un'alta temperatura. In questo caso, semplicemente sul fornello a gas, io vado a appoggiare il mio forno portatile, lo posso chiamare così perché funge da forno portatile, lo appoggio direttamente sulla fiamma e mi servono soltanto 5 minuti invece di 10-15 di corrente elettrica massiccia. Per riscaldare la camera d'aria. Una volta riscaldata la camera d'aria, portandole a quasi 97 gradi, solo 97, non 180 come siamo abituati nel forno tradizionale, portando a 97 gradi, da lì inizia la mia cottura magica, perché non solo perché, cioè è magica davvero, sia per via della bassa temperatura a quale viene cucinato, sia per tutte le trasformazioni che avvengano nel mio impasto. Nel frattempo saluto, aspetta che ho visto qualcosa, ecco, una domanda. Carmela Rondi, la pentola non si brucia sotto? No, perché il kit forno è fatto in alluminio puro di alto spessore, non sono le pentole quelle che li troviamo anche in commercio da fare la salsa di pomodoro, è molto più spesso. È vuoto sotto, diciamo, dentro non c'è niente, a parte il mio omino che funge da griglia, diciamo, no? Per tenere sospesa in camera d'aria la mia teglia, resto non c'è niente, non c'è liquido, ma non si brucia, è fatto apposta, ecco. Ciao Patrizia Caserta, ben arrivata anche a te. Antonietta, buon pomeriggio, è sempre bravissima, grazie. Ciao Franca Benic, ben arrivata. Ragazze, ci siete presenti oggi? Pensavo che siete già partite a fare dolcetto scherzetto. Ciao Miranda, io non lo faccio, però
Non mi piace questa tradizione, anche se la ricetta che ho scelto oggi, cioè, è scelta apposta, diciamo, perché l'Halloween, il festeggiamento dell'Halloween è una festa americana. Dunque, mi sembrava giusto a fare, a chiudere, diciamo, il mese o a fare proprio in questo giorno una ricetta, diciamo, americana, le Cinnamon Rolls. Rita De Solda, io lo uso da tanto, guai senza, infatti il kit forno è fantastico, ecco, sono passati. Adesso vado a mettere la fiamma media e gli do soltanto 7 minutini. Sembra un gioco da ragazzi, vero? Va bene, iniziamo dall'impasto. Allora, avete bisogno della zucca. Io utilizzo, a me piace la zucca napoletana, sarà perché è napoletana, non lo so, però quella piace. Tagliata a cubettini, pesate 180 grammi di zucca, pulita ovviamente, sbucciata, tagliata a pezzettini perché così si cuoce più velocemente. Mettete 2-3 cucchiai d'acqua, non ha bisogno di tanta acqua perché comunque essendo una verdura, le verdure hanno la loro acqua di vegetazione, dunque non abbiamo bisogno di tanto. Le 2 cucchiai d'acqua che dobbiamo aggiungere soltanto per far funzionare il sistema Venturi. Sistema Venturi che ha bisogno dei vapori che si creano dentro la pentola, vapori che vanno a uscire dai fori Venturi, incontrare la calotta o la campana di raffreddamento, per condensarsi lì perché la calotta rimane fredda, per poi scendere sempre attraverso i fori Venturi dentro la pentola per mantenere la temperatura costante. Dunque, siccome abbiamo bisogno di questo riciclo del vapore, sì, Lucy, te ho letto, facendo questo riciclo manteniamo una temperatura costante di 97 gradi. Tempo di cottura della zucca dipende quanto grossa tagliate i pezzettini, diciamo, da circa 7-8 minuti fino a 15 se i pezzi sono più grandi. Comunque testate con la forchetta, se alzate un attimino il coperchio, testate con la forchetta e vi rendete conto quando la zucca è pronta. Poi, una volta che ho cotto la zucca, io l'ho messo nello schiacciapatate, se ce l'avete lo schiacciapatate, però prima di schiacciare l'ho lasciata colare. Dunque la faccio bene asciugare, diciamo, la polpa già cotta, perché in questa maniera vado a diminuire, diciamo, no, l'umidità che poi vado ad aggiungere nell'impasto. Se la metto troppo umida, con troppo acquosa, diciamo, ovviamente dopo devo anche aggiungere più farina per legare il tutto. Dunque, una volta che avete scolato questa zucca cotta, l'ho lasciata circa mezz'ora che cola bene, schiacciata con lo schiacciapatate e poi aggiunte le farine. Io ho aggiunto 200 g di farina di grano saraceno per renderla un po' più rustica, integrale, per dargli un po' di fibra, e 300 g di farina zero. Lì ho aggiunto un cubetto di lievito che l'ho sciolto con soltanto 50 g di zucchero, è pochissimo, 50 g di zucchero e 150 ml di latte. Tiepidino, un uovo, anche di uova siamo bassi bassi, ecco, non sono andata ad arricchire troppo, appesantire troppo, diciamo, l'impasto per avere sempre meno calorie. Sapete cosa ho aggiunto altro? Ora ve lo prendo. Questa fiamma mi sembra troppo alta quando lo faccio con voi perché devo stare attenta al suono. Sapete com'è esattamente, almeno al mio fornello, la fiamma media? Abbasso, poi rialzo finché inizio a sentire il rumore della fiamma. Se il rumore è troppo forte non va bene perché la fiamma è troppo forte. Se vado ad abbassare troppo e non sento più il rumore, non va bene perché si allungano i tempi di cottura. Non è che va male, però si allungano i tempi di cottura. Dunque faccio, diciamo, questo giochino auditivo. C'è Carmela Rondi che dice che oggi ha fatto il risotto con la zucca, fatto con il comecchio. Bravissima! Io oggi, volete sapere cosa ho fatto io altro con la zucca? Poi ve lo dico se siete curiosi. Antonietta, tra poco ritorna a Costa Rica e porterò il fornetto con me. Il fornetto intendete il forno, immagino. Grande acquisto, complimenti perché vedrai, immagino che l'hai già provato. Poi ti renderai conto, con il passare del tempo, che non puoi fare veramente a meno di avere il kit forno. Graziella Cavalieri, pure io non riesco ad usarlo nel modo giusto. Sì, c'è Lucy che ha detto che non riesce a usarlo bene. Allora, carissime ragazze,
Se andate sul canale YouTube La cucina di Eliza Sestov, lì sono raccolte tutte le dirette fatte, dove trovate anche le spiegazioni che secondo me sono utili. Potete selezionare, cercare da lì kit forno, o insomma date un'occhiata a tutta la lista, diciamo, e vedete quelle in quali io ho utilizzato il kit forno. Dunque andate a seguire quelle dirette, sono tante, andate a seguirle, ascoltarle, per imparare a usarlo al meglio. Poi, se non avete tempo di, è normale, ascoltare più dirette ci vuole tempo. Se non riuscite ad andare ad ascoltare queste dirette, sempre su YouTube, facile e veloce Eliza Sestov, lì trovate tutta la raccolta, diciamo, di ricette sprint, cioè che sono filmate, però i tempi sono accorciati perché viene scritto proprio sul display, insomma, nel video. A quanti minuti, a che fiamma? Questo deve suonare, dunque adesso, prima di suonare, li vado ad lasciare 10 minuti, 9 minuti di fuoco spento perché ho lo smart dynamic, ok? Soltanto perché ho lo smart dynamic. Lo posso lasciare a fuoco spento. Ma cosa ho aggiunto io di allora, con la ricetta, cioè se avete bisogno, se non riuscite a capire qual è la regola base, diciamo, standard, generale, per l'utilizzo del kit forno? Non c'è nessun problema, mi potete scrivere, privatamente e vi rispondo. Lo sapete tutte voi che mi avete scritto, io rispondo sempre, mi sembra normale. Perché io voglio aiutarvi, cioè non la faccio solo così per divertirmi qui. Voglio essere del vostro aiuto, voglio aiutarvi a usare meglio i coperchi, il kit forno che avete a casa, le pentole anche se le avete. Dunque voglio che avete il massimo da tutto quello che voi avete investito, no, per averli. Nel mio impasto ho aggiunto il mio magico iFib. iFib perché è una ricetta dolce con lo zucchero, no? Se è una ricetta dolce, il mio interesse per mantenere la mia linea e magari snellirla ancora, aggiungo l'IFIB perché è un'aggiunta di fibre, ma non soltanto, è un integratore presente nel nostro catalogo che contiene tra l'altro anche inulina. E l'inulina è una fibra probiotica che va ad aiutare alla... Facciamole. Vado ad accompagnare il mio amico russo. Ci vediamo davanti alla scuola ora alle 3:30. I ragazzi sono già con gli appuntamenti. Ciao! A dopo. Ti porto il telefono così ti chiamo, ok? Ciao! Scusate. Vestiti che non è tanto caldo. La mamma è sempre la mamma. Allora, vi dicevo, l'iFib ha anche questa grande particolarità che riesce a diminuire l'assorbimento dei zuccheri e velocizza il transito intestinale, cioè finché i miei zuccheri, diciamo, andrebbero assorbiti, diciamo, piano piano non ce la fa perché in pratica ce li abbiamo già. Non è solo questo, mi aiuta anche a eliminare il colesterolo, quello già depositato sulle nostre arterie. Ciao Maria, grazie Maria, grazie. Maria, grazie, grazie. Sì, lui è il mediano, 12 anni. E dunque, abbiamo anche il selenio, che è un ottimo antiossidante, abbiamo anche la vitamina B12 per il sistema neurotrasmettitore. Grazie Giovanna. E con l'iFib, insomma, io non vi voglio tenere tanto. Il consiglio che vi do, anzi, vi faccio vedere come sono venute, perché una teglia l'ho già fatta, eccola. Queste sono le mie cinnamon rolls. E se voglio renderli ancora più carine, posso fare una salsina
Sì, una salsina con burro, Philadelphia e zucchero a velo. Di solito la glassa reale, solo zucchero a velo e acqua e magari qualche goccia di limone, non scende abbastanza bene, non è abbastanza liquida da poter decorare a fillini. Tanto io la devo fare ancora quella per poi decorare le mie rondelline. Però con un po' di burro, poco e Philadelphia, e lo zucchero a velo ovviamente, riesco ad avere, diciamo, quella cremosità da poter decorare le mie cinnamon rolls. Poi lì la decorazione la potete fare come più credete. Insomma, quello che volevo fare, insomma, ve l'ho presentato. Ho utilizzato la zucca in una ricetta tipica americana, insomma, che ci sta bene con la festa di oggi, per chi festeggia ovviamente. Il prossimo mese, cioè dalla prossima settimana, non lo so ancora, non ho ancora in mente cosa farò, ma se avete voi qualche ricetta particolare o qualche richiesta particolare, volete capire meglio qualcosa di preciso, scrivetemi e proverò ad accontentarvi. Intanto vi ringrazio per la vostra attenzione, per essere state con me in cucina, per avermi dedicato il vostro tempo. Vi aspetto il prossimo giovedì, sempre alle ore 15, per fare un'altra ricetta in diretta. Vi auguro un lungo weekend bellissimo. State bene con voi stesse per poter stare bene anche con le persone che avete accanto. Un bacione a tutti e vi aspetto il prossimo giovedì. Ciao!